Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su Crisis Core Reunion e in questa videoguida andremo a vedere come sbloccare il trofeo alla conquista delle sette meraviglie di Nilbheim. E siamo proprio all'inizio del capitolo, quindi nel momento stesso che arriviamo facciamo un passo avanti, si sbloccherà una cutscene e questa sarà la situazione. Quindi Sephiroth che sta lì, vi faccio vedere la mappa davanti alla porta. E il bambino qui con cui possiamo interagire, quindi andiamo subito a interagire con lui. Vi dico subito che questa missione sarà composta da diversi step, quindi insomma ci vuole un po' di pazienza per completarla come si deve. Per cui come al solito appena potete salvate, così se sbagliate qualsiasi step, qualsiasi cosa, non dovete stare a rifarvi tutto. Certo che ci interessano. Are they actually wonders? The first wonder is, lately, the town's drinking water has sometimes been coming out red. Ooh, scary! That can't be right. If you learn the truth about this wonder. Ok, ora che ci ha detto questo, dovremo interagire qui con questo coso dell'acqua, col mulino dell'acqua, insomma, deposito, quello che è. There's a red materia here. Did the color seep out of it? E abbiamo aggiunto un'evocazione al nostro MD. Ora riparliamo col bambino. Huh? A materia in the water supply? Oh, that's not very exciting. This next wonder has to be real. I'm getting goosebumps all over just thinking about it. Before I tell you. Quindi ora diremo certo, era molto carina. Ok, that makes things easier. So the second wonder is that girl sometimes leaves the painting. Ooh, scary. Oh, way too scary. Ok, dopo aver fatto questo, dovremo ovviamente interagire con Sephiroth, andare avanti un pochino nella storia. Appena fatto questo, vi farò vedere cosa fare. Quindi ci vediamo direttamente alla fine di questo pezzettino, ve lo taglierò. Una volta che abbiamo parlato con Sephiroth, entriamo nella locanda. Salvate, per sicurezza. Una volta che avete salvato, basterà andare al piano di sopra ed entrare in questa stanza. Interagire con questo quadro qui. It's true. The girl vanished. Poi torniamo giù a parlare con il bambino. Bisogna fare un po' avanti e indietro in questa missione. Any progress yet on the wonder? So the second wonder is that girl sometimes leaves. Una volta che abbiamo riparlato con lui, torniamo nuovamente su. E interagiamo di nuovo col quadro e adesso c'è la ragazza. Ora scendiamo. E dobbiamo seguire quest'uomo qui. Oh, I am busted. You've discovered my secret. This is very embarrassing, but I keep a nest egg that my wife doesn't know. I hide it. Find the painting and such. All right, so you keep a nest egg. But that doesn't explain the girl vanishing from the picture. Oh, that. Well, you see, this painting is actually one side as the girl sitting in it. When you get to my age, it gets harder to remember things. Sometimes I have money saved up, sometimes I don't. And I always... When the girl's there, there's Gil. When she's not, there's no Gil. Pretty easy to remember, right? So, I hope you'll do me a favor and not...
Perfetto. Abbiamo ottenuto anche qualche spiccioletto. E adesso ritorniamo per l'ennesima volta giù e andiamo a riparlare con il bambino. Nest egg. What's that? Well, I don't understand the groom. In any case, it wasn't a wonder at all, is what you're saying. Eh già. But how about this? Hey, mister. Do you want to keep doing this? Certo che sì. Okay, next wonder. The third wonder is a little date. Mount Nebel is home to a lot of dangerous monsters, but the most dangerous. And so, rumor has it, one of the bombs, it's a bomb, but it doesn't have a bomb face. So this is where you come in, Mr. Soldier. I need you to go find solid proof that this strange bomb exists. They say there's an item that only it drops. And that's the third wonder. Ok, ora per fare questa missione ci dovremmo equipaggiare una materia ghiaccio. Equipaggiate quella che volete voi, serve semplicemente a uccidere prima il nemico. Ci dobbiamo dirigere da questo lato. Per sicurezza salvate anche qui. Una volta salvato andiamo da questo lato qui. Activating combat mode. Vedete voi, le battaglie le potete saltare oppure le potete fare come vi pare. Here we go. This'll do. Conflict resolved. Oh yeah. Activating combat mode. Ha! Taking you down a peg. Bye now. Conflict resolved. Oh yeah. Continuiamo ad andare su. Out of the way. Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. E a un certo punto beccherete questi tre. Bisogna ucciderli prima che esplodano. Oh yeah. E abbiamo ottenuto un frammento d'oro. Qui poi ci sono anche due casse da prendere, una qui e un'altra qui. Io le ho già prese, ma se non li beccate fate un attimo di avanti e indietro, anche se in teoria una volta arrivati in cima li trovate. Poi torniamo dal bambino nuovamente. E qui vale la stessa regola: se volete fare le battaglie le fate, altrimenti le saltate. Possiamo tornare indietro anche da questo lato, eh. Eccoci qui. Dove è andato il bambino? Qui. E adesso riparliamo con lui. Oh wow! It's the gold shard! So I guess this wonder was real. Here's my thanks. Then, maybe the fourth wonder is real too. There's a rumor about a laughing safe. Certo, ma ormai voglio arrivare in fondo. Do you know Shinra Manor? It's a really... My friends and I call it the haunted. So they say there's a safe inside this mansion. And every night... But get this. No one knows the code to open the... So the fourth wonder is... The laughings. You have to figure out the code, open the safe, and find out who... Ok. Quindi ora dovremmo andare a cercare la cassaforte che ride. Fate il percorso che faccio io.
Dobbiamo andare a sinistra, ma per sicurezza salvate. Come al solito, maledetto. Ok, una volta salvato, tornate indietro. Arriva un sacco di posta, ma va bene. Entriamo qui. E poi la prima stanza dove guardare è questa qui. Interagiamo, guardiamo dal buco della serratura e dovremmo contare i libri che non sono sulle mensole. Quindi ci guardiamo bene intorno, così. E lì sono 4, quindi ve lo segnate da qualche parte se avete la memoria un pochino corta come la mia. E almeno non ve lo dimenticate, perché dovremmo andare a trovare 4 cifre ovviamente. E questa era la prima. Dopodiché scendiamo le scale e andiamo alla porta qui a sinistra. Guardiamo sempre dal buco, famo gli impiccioni. E qui dovremmo contare i nemici che ci sono. Quindi guardiamo con attenzione. Qui ce n'è uno e lì ce n'è un altro, quindi sono 2. Una volta fatto anche questo, vi segnate il numero e dobbiamo andare da un'altra parte. Ovviamente i libri, i nemici, quello che c'è nelle stanze cambia da persona a persona, quindi dovete fare esattamente gli step che faccio io e vedere quanti nemici voi avete all'interno, quanti libri e via dicendo, quante sedie, insomma cambia da persona a persona, quindi non prendete il mio codice alla fine e usatelo perché potrebbe essere differente. La prossima stanza si trova di qua. Io intanto ho fatto uno starnuto enorme. Questa qui, interagiamo e in questa stanza dovremmo contare le mele, quelle laggiù, le acide mele e i succhi di frutta che ci sono. Quindi lì c'è una mela, di qua abbiamo 2 barattoli e altre 2 mele, quindi sono 5. C'è più niente in giro, no? Voi ovviamente vedete quanti ne avete voi. Poi l'altra porta con cui andare a interagire, quindi l'altro codice, l'altro numero che dobbiamo scoprire, è questa porta qui. Guardiamo dal buco della serratura e dovremo vedere, contare il numero di sedie presenti all'interno della stanza. Quindi sono 2, 4, 5. Voi vedete quante ne avete voi, ovviamente. Ora dovremo dirigerci nella stanza dove c'è appunto la cassaforte, quindi andiamo di qua e interagiamo con questa porta e qui c'è la cassaforte e dovremmo inserire di seguito i numeri che abbiamo segnato. Quindi i miei numeri sono 4 2 5 5. Voi, in base alla sequenza delle stanze, la sequenza è uguale per tutti, segnate i numeri che vi sono usciti fuori. Ora, visto che la mia combinazione era sbagliata, mi sono resa conto, riguardando le stanze, che mi ero persa questo barattolino qui. Quindi guardate bene tutte le stanze, perché lì ho 2 mele, lì ho 2 succhi di frutta, 2 barattoli di frutta, non so che schifezza sia. Laggiù ho un'altra mela e mi ero persa questa, quindi io avevo detto 5 nella mia stanza, ma in realtà no. Sono 6, quindi mi raccomando, nel caso vi dia combinazione sbagliata, andate a riguardarvi le stanze in sequenza. Per cui il mio codice è 4265. Spero. Proviamo. 4265. Esatto, perché avevo guardato male, quindi ripeto, se non vi risulta corretto il numero della cassaforte, vi siete scordati qualcosa. Guardate bene, zoomate con la levetta destra e muovetevi con la levetta sinistra, così non dovreste trovare problemi.
guardatele più volte perché è una rottura di scatole. Grazie mille per chiunque si sia iscritto. Non riesco a vedere il nome, ma grazie, benvenuto o benvenuta. Andiamo avanti. Guarda, bellino il Kayaktus. Stupendo. Sì. Avercelo dietro come pet sarebbe troppo figo. E anche questo mistero lo abbiamo risolto. Quindi ora torniamo dal bambino nuovamente. E ci rifacciamo tutto il percorso al contrario. Qua si fa avanti e indietro, che è una meraviglia. E siamo tornati dal bimbo. Parliamoci. So it was just a cactar? I guess it got trapped in there, so maybe it wasn't laughing. But so if that's the case, maybe what we did was a good thing? Now for the really good stuff. Sì, che fa casino, ma voi non la sentite. Sì, comincio a divertirmi. Is a really spooky. Did you know there are caverns beneath Shinra Manor? They say you can hear these blood-curdling groans coming from there. But you have to use these secret stairs from the mansion. They say a soldier guy named Sephiroth has the key. That's the fifth wonder. Go check it out. Ok, dopo questo dovremo andare a parlare con Sephiroth e poi vi farò vedere cosa fare. Ora, una volta che vi siete svegliati, dovremo raggiungere Sephiroth alla villa. Ci sarà Aerith che vi telefonerà. Activating combat mode. Out of the way. Heads up. Later. Bye now. Oh no, you don't. Conflict resolved. Oh yeah. Parliamo con la guardia. Sephiroth is in the second floor room, on the right. Interagiamo con questa porta qui e arriviamo nella grotta sotterranea. Andiamo qui a sinistra e picchiamo questo tizio. E abbiamo ottenuto la chiave della bara. Quindi ora ci dirigiamo in un altro punto. Dobbiamo interagire con le scale. Entriamo qui. Ci prendiamo la cassa, ovviamente. E poi interagiamo con questa bara. It won't open. Are you telling... Who's that? Fast asleep. I should probably leave him alone. Ci abbiamo il conte Dracula. Torniamo dal bambino e ci rifacciamo tutta la strada al contrario. Some guy was just sleeping there? So it was just loud snoring? Kind of disappointing. Why would he be sleeping there? Could this be... So the sixth wonder is an old legend called the treasure with... But I don't have any other information. I'm gonna look into it a little more. So can you just hold tight for now?
Ora dovremmo aspettare che il villaggio va in fiamme per poter proseguire con le sette meraviglie. Quindi andate avanti con la storia e poi quando ci sarà il villaggio in fiamme riprendete a guardare il video. Ora che tutta la cittadina è in fiamme dovremo riparlare con il bambino. Lui ci dirà che la mamma è intrappolata, vabbè. E la dobbiamo aiutare. It'll be close to zero visibility in there. My guess, I have about a minute. That's tough. Ora, noi diciamo sì, vogliamo salvarla. Wait here. I'm going in. Fidati del tuo istinto e trai in salvo la madre del ragazzo dall'edificio in fiamme. Ora dovremmo fare una specie di minigioco. Mi raccomando, fatelo nella sequenza che vi dico io. Quindi seguitemi attentamente. Abbiamo solo un minuto per farlo, perché sennò dopo è un bordello. Quindi fate attenzione. Su. Destra. Su. Destra. Su. Sinistra. Su. Sinistra. Giù. Destra. Giù. E poi spingete X, ovviamente. Anche qui dovremo fare un'altra sequenza, quindi cercate di impararla a memoria. Su. Sinistra. Su. Destra. Giù. Destra. Giù. Sinistra. Giù. E via. E così veniamo fuori. Thank you, mister. Quindi vi metto la timeline in maniera tale che se non riuscite a farlo subito e lo dovete rifare, potete mandare indietro tranquillamente dal punto iniziale della missione. Così riascoltate quello che vi dico e cercate di impararlo, insomma, di farlo in sequenza, perché avete veramente poco poco tempo. Magari scrivetevelo e memorizzatelo. È un po' una rottura sta cosa, però purtroppo è così. You saved my mom, my treasure, out... out of the flames? What's wrong? I'm thinking this was the sixth wonder. Huh? The treasure within the flames is my... Yeah, it's not a wonder at all. Non è proprio una meraviglia. Okay. Mi fa sempre ridere sta cosa. No. The seventh wonder can wait. You're right. Yeah. E ok, ora possiamo andare avanti con la storia e poi appena arriviamo al punto in cui dovremo completare il settimo e ultimo step, ve lo dirò e vi spiegherò. Dopo aver portato in salvo Cloud ed essere tornati qui alla villa... E dopo che hanno finito di scassarvi l'anima, i nemici, usciamo dalla porta. Ovviamente recuperando Cloud. E una volta che lo abbiamo appoggiato lì, ci dirigiamo da questa parte. Ovviamente aprite tutta la posta che vi arriva. Andiamo da questa parte. Activating combat mode. Bring it on. Here we go. See it. Heads up. Conflict resolved. Got him. Oh yeah. Ok. Ed esattamente. Niente. Non si può fare. E basta. See it. Oh yeah. Ok. Esattamente, in questo punto troveremo il tesoro e sbloccheremo il trofeo, questo proprio sudato. Ecco qui. Esperto delle sette meraviglie. Detto questo, giovani, per questa video guida è tutto. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare like se vi è piaciuto il video, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate del gioco, delle video guide e quant'altro. Vi ringraziamo per averci seguito e alla prossima.